Noi siamo partiti dal metodo scientifico che richiede un'enorme onestà intellettuale, prima di tutto, una capacità di autoanalisi, cioè devi farti un po' di autoanalisi, di dire ma io sto cercando di capire le cose, sto cercando di dire con ragione. E poi inoltre in un contesto in cui questi annunci, intanto ti fanno, leggi grossi annunci, ma poi bisogna anche andare a vedere che, se sono replicabili, in come l'hai fatto. C'era una famosa vignetta di un tizio che diceva, quando leggete che una certa sostanza riesce ad ammazzare tutte le cellule cancerose del mondo dentro una provetta, ricordatevi che anche un bazooka ammazza tutte le cellule cancerose dentro una provetta. E quindi moltissimi annunci sono di quel tipo lì. Quindi, ed è un po' quello che alla fine uno deve sempre andarsi a leggere tutto, capire su quali basi dicono le cose per guardarsi da quello incompetente in malafede e poi riposizionare il tutto nella situazione. Anche il farmaco, il Paxlovid, che era tanto famoso, è meraviglioso contro voi. Peccato che la gente, dopo 3 settimane, è di nuovo positiva. Ma posso farci una domanda proprio sulla base di quest'ultima frase? Ma quindi, se bisogna andarsi a leggere tutto, analizzare tutto, confrontare tutto, per capire in cosa credere, come si fa? Cioè, nel senso, io ad esempio faccio tutt'altro nella vita, io vorrei potermi affidare alla scienza dicendo questa persona è più competente di me, mi dice questa cosa e io ovviamente faccio un atto di fede rispetto alla credibilità che do a questa persona. Tutto male. Nel tuo campo ci sono dei cialtroni. Ma sì, sì. certo. Cioè, però... Io non li riconoscerò mai. Tutti. Ok. Cioè, questa cosa succede dappertutto. È un problema però io generale. Io faccio il tuo lavoro, e però dal tuo lavoro dipende la mia vita, mentre dal mio lavoro non dipende la tua vita. Ecco, è lì che si crea un Però la persona è sempre la stessa. Cioè, chi ti salva la vita, chi va a pulire il mercato del pesce, è sempre una persona che può sbagliare, perché ti dai l'asticella, più la roba è difficile, più puoi sbagliare. Il problema è proprio che ci vorrebbe... Ci vorrebbe una coscienza in tutti. Perché siamo in questa situazione terrificante? Beh, c'è la politica però pure che... Ma infatti... Quindi ti faccio una domanda che esula dall'ambito scientifico, certo. Permettimela. Perché certe voci hanno avuto più predominanza di altre? Perché c'era un'attenzione maggiore da parte della gente, perché era una cosa importante. Se c'è un interesse esterno, dato che noi sappiamo che l'economia nella nostra società, soprattutto l'economia di chi ha tanti soldi, è prevalente rispetto a tante osservazioni, se l'argomento scientifico e politica ha dei risvolti politici e sociali, questo rischio te lo corri sempre. E come ci difendiamo? E non ti difendi. Cioè, perché il problema è che tu dovresti trovare appunto una persona di cui, però di nuovo anche la persona di cui ti fidi, magari sbagli in buona fede. Quindi lì ci vorrebbe appunto una situazione in cui il pubblico, per dire, ad esempio, in Francia ci sono le centrali nucleari. Qua ti puoi permettere, io poi non sono favorevole, francamente, però io ho visto però come fanno a fare le centrali nucleari in Francia. Quando la popolazione gli rompono le balle, ma anni prima spiegandogli tutto come funziona la centrale nucleare, quali sono i rischi, quali sono i sistemi di sicurezza, gli danno dei soldi, creano una situazione tale in cui tu sei correttamente informato in una maniera, no, che è a quel punto lì, però è un lavoro che tu devi avere anche interesse di fare, perché poi capisci che quando tu hai una popolazione che a quello che alza più la voce va dietro, se tu hai la voce alta non sei tanto interessato a spiegare a tutti quanti, ma però attenzione che magari questo qua ti dice una sciocchezza, eccetera eccetera. E infatti questo fiorire del complottismo non è una cosa, cioè molti dicono che i complottisti sono degli ignoranti, ma anche molti non complottisti sono degli ignoranti, semplicemente tifi, no? Perché molti non complottisti si fidano ciecamente di qualcuno, come i complottisti si fidano ciecamente di quell'altro, un po' in base a... No, a quello... è stato un fidarsi politico, tra l'altro. Certo. Più che scientifico, molto certo. Politico. Avessi avuto tu il potere di scegliere, non avresti mai chiuso, avresti riaperto prima, non avresti riaperto. Allora, cioè come l'avresti gestito? L'errore enorme è stato fatto quando è stato chiuso troppo tardi. Troppo tardi? Addirittura a marzo? Sì. No, ad autunno del 2020. Ah, ok. In autunno del 2020 si comincia e cominciano a fare le chiusure sequenziali, no? Ah,
Sì, la curva del contagio fino a dicembre, così. Allora, non potete andare in palestra e la curva continua a salire una settimana, non potete andare al ristorante e la curva salire. A un certo punto tutti a casa, ma ormai il contagio è lassù. Cioè, in verità il punto è che lì si era un po' ancora con la zangrillita, ovvero si era deciso che comunque bisognava cercare di abituare la gente a tenersi questo virus, non rompere tanto le scatole. E quindi invece di chiudere subito, non avessi dovuto fare, perché chiudendo subito andava giù subito, perché poi quello che dovevamo fare era aspettare il vaccino. Già in quel periodo si era visto che il vaccino stava lavorando, avevano fatto le prime ricerche, infatti poi è arrivato a gennaio, febbraio dell'anno dopo. Lì c'era da dire, il vaccino arriva fra poco e ci salviamo una staccata di persone. Allora, adesso che tu appena riapri la scuola vedi i contagi salgono su, a metà ottobre chiudi. E invece non si è voluto fare. Però c'era proprio un'urgenza. Cioè non si aspettava. D'altra parte anche tutto quello che è successo in Valseriana, ormai si dice che non hanno come... Però quello che è successo in Valseriana, che avevano visto che c'avevano Covid da tutte le parti, ma hanno rinviato la chiusura di una settimana perché Confindustria Lombardia gli aveva detto qua. Noi abbiamo degli ordini da consegnare. Cioè abbiamo mirato a tutta una questione politica, più che altro. Sì. Ma la politica conta moltissimo, no, perché conta moltissimo, la scienza poi, nel suo, no? Sì, conta moltissimo, però pare che così la scienza non vale niente. Invece e infatti, la medicina negli ultimi 100 anni ha cambiato la vita. Ma infatti, ma infatti il problema è quando ci sono delle situazioni particolari. È stato un caso molto particolare, se ci pensi, questo caso in cui c'era un'enorme ricerca di epidemiologi di qualunque tipo. Però ti fa vedere come... Non c'è un'autorità scientifica che ti dice questo è vero, questo è falso. Dipende come poi la società se lo gestisce. Però poniamo che sia un caso una tanto, cioè che non fa regola, no? Ah, speriamo. Però speriamo, il problema è che, di nuovo, quando tu hai degli interessi in gioco... Beh, c'è per esempio il futuro energetico. Quali ci sono? Il dibattito... Pensiamo alla questione del cambiamento climatico. Adesso è uscita questa cosa abbastanza imbarazzante, no? Di 1500 che sono stati definiti scienziati che affermano che il cambiamento climatico non esiste, poi per leggerti l'elenco ci sono dei bidelli, cioè non c'è niente. E l'unica cosa che ha quella pubblicazione lì è che è portata su dai media che sono interessati a quella roba lì. Ci sono gente che finanzia i negazionisti del cambiamento climatico, è stato dimostrato. È stato visto più volte, perché quello purtroppo è un altro argomento scientifico molto carico politicamente. E quindi anche lì, se anche il 95% della comunità scientifica, dei climatologi, ti dice non solo che bisognerebbe fare qualcosa, ma che probabilmente per molte cose è già tardi, se tu ne hai solo un 5%, ma quel 5% dice questo è il vero scienziato, e c'è un pubblico di persone che è disposto a crederlo, il problema te lo ritrova sul giornale però. Mentre il terrapiattista non lo ritrovi sul giornale, quello te lo ritrovi in base agli interessi dell'editore. E questo ti crea una situazione che infatti è abbastanza pesante, perché la domanda è, dici, a chi mi fido? Perché la gente non va più a votare, in fondo? Non va più a votare perché non si fida nessuno. Dal punto di vista scientifico, sui vaccini, e anche poi su come sono state declinate le scelte politiche, che poi hanno avuto un forte impatto sociale e relazionale tra le persone. Tu come avresti fatto? Io non avrei messo il pass, perché comunque la copertura della giunta... Faccio la prima parte, dal punto di vista scientifico... Dal punto di vista scientifico? Cioè, non è una soluzione al 100%, c'è gente che è ammalata e morta col vaccino, le statistiche ci dicono sono di meno, molti di meno, ma succede lo stesso. Esistono le... controindicazioni al vaccino, gli effetti collaterali esistono, c'è qualche centinaio di persone che non sono più al mondo per essere vaccinati. E di nuovo, tu hai l'opportunità di spiegare, dire, illustrare, cioè, da sapere cosa sta succedendo. Allora, cosa è successo? Che non hanno voluto fare questa roba qua. E a quel punto lì si è creata una situazione in cui la gente ha cominciato a diffidare molto del vaccino, anche perché veniva presa in giro. Però se tu mi hai detto prima stai tranquillo, non mai spiegato che invece, guarda, è il male minore. Se devi scegliere è meglio che ti vaccini piuttosto che non ti vaccini. Però anche lì, le fasce d'età. Magari c'erano delle fasce d'età che era più importante che se lo facessero, altre che un po' meno, no? Cioè di dire, tu non ti stai tanto vaccinando per te, perché se tu c'hai 20 anni... È difficilissimo morire di Covid. Però se te ne vai in giro a sparpagliare il Covid, poi magari vuole qualcuno.
Però lì di nuovo ci vuole un'informazione coerente fatta in maniera capillare, perché poi quello che hanno scoperto sulla risultanza vaccinale è che dipende sempre dalla lontananza della fonte. Cioè, se è il tuo medico di base che ti spiega i pro e i contro dei vaccini, la gente tipicamente si fida, perché trova una persona a cui fai delle domande, eccetera, eccetera. Se trovi invece una struttura che, tra l'altro, essendo politica, non ha manco tutta questa affidabilità, va a finire che la gente, anzi, comincia a pensare alla qualsiasi. Beh, qui la fonte... Scusami, però era la TV, nel senso, era la TV, i social e di chi influenza la comunicazione. Eh sì, ma per ognuno c'è il suo interesse. Ma anche un po' per come funziona il mondo adesso, no? Nel senso, si è creata una commissione, per me pericolosissima, però qua ci metto della mia opinione, fra come sta funzionando il mondo della comunicazione e quello che può essere un'evidenza scientifica. Per cui io alla fine do più credibilità alla televisione piuttosto che magari anche il medico. Certo, perché però hai sempre un po' istinto. Però se quella persona di cui tu ti fidi non è affidabile, non lo sai. O lo scopri magari quando è tardi. Anche per buona fede, continuo a dire. Mi ha veramente lasciata interdetta l'assolutismo che si è creato e la polarizzazione che si è creata, quello che poi ha determinato proprio dal punto di vista di, cioè, voi lo sapete cosa voleva dire 2 anni fa incontrarsi intorno ad un tavolo del genere, e si era creata una situazione, però allo stesso tempo io davo credibilità, c'era una scala di credibilità che creava i miei valori e che allo stesso tempo mi assimilava di più a te rispetto a lui, e quello per me era la mia realtà. Non c'era scienza che tenesse, certo. Non c'era medico che tenesse, c'era quello che la mia emotività poteva indurmi a credere. E allo stesso tempo anche quali sono poi stati gli effetti, quali sono gli effetti sia del Covid sia del vaccino che stanno poi influenzando la nostra salute. No, il problema appunto è che, come tu giustamente dici, io dicevo in maniera emotiva. Ma è normale, lo fanno tutti, anche perché nessuno decide in maniera razionale, nessuno, non esiste, è proprio una cosa che le scienze cognitive hanno dimostrato, che la gente decide tipicamente inconsapevolmente su base emotiva. E questa scoperta che la gente decide su base emotiva e non razionale, che ci sta portando in una società in cui tutti quanti sanno che le emozioni forti, ad esempio, si tengono con la polarizzazione. Perché vieni polarizzata? Perché sei più gestibile. Vai a vederti la guerra in Russia e Ucraina. La cosa che si fa è polarizzare, ma tutti polarizzano. Però chi ha studiato la storia, studia le guerre, sa che le guerre sono la tomba della verità, e quindi ognuno decide, no, non in base a, ma in base a cose emotive. Però questa cosa qua, ovviamente, una volta che la vedi, è facile, no, instradare creando delle polarizzazioni di un certo tipo. Per parlare di politica, quando tu vai a vedere come è strutturata la politica del bipolarismo, no? Perché c'è la politica del bipolarismo? Noi abbiamo che tu puoi votare tendenzialmente una scelta tra un partito grosso e l'altro. Quella è un'invenzione degli americani, non c'era mai stata. Appena gli emancipati dagli inglesi, i ricchi, che erano quelli che dicevano, avevano opinioni diverse, interessi diversi, come ancora adesso. Ad esempio adesso ci sono ricchi che si occupa di e-commerce, di eccetera eccetera, che sono interessati a un ambiente sostenibile, ricchi continuano a occuparsi di petrolio, interessa petrolio, e ci sono dei conflitti. Questi conflitti sono i conflitti per gli interessi di chi ha tanto, e una volta che tu polarizzi non rimane niente in mezzo, non ci sono più le terze posizioni, e quindi noi abbiamo la scelta se o ti vaccini o non ti vaccini. No, non avevamo la possibilità di chiedere più informazioni sul vaccino, non avevamo la possibilità di chiedere ma se non mi vaccino che mi succede, no? Perché tanto tu dovevi scegliere tra le due cose. E questo è tipico. E la pressione sociale aumentava. La gente era tutta già emotivamente molto carica e quindi la buttano sulla polarizzazione. E la gente, tra l'altro, anche lì non ha voglia di sentirsi dire un tipo che ti racconta e dice il vaccino. Uno vuole dire, lo faccio o non lo faccio? E invece un tipo comincia a dire, dipende. Tu, la tua storia medica qual è? Quanta gente hai in casa che ha una certa età? Quando l'hai fatto l'ultima volta? Però in verità quello che dovevamo fare era creare una situazione in cui la gente fosse consapevole, informata e libera di scegliere. Perché in quel modo lì si sarebbero vaccinati l'80% delle persone, il 20% si sarebbe vaccinato. Tanto, col Green Pass, sono vaccinati il 100%? No. Ma no,